Annabeth. Perdere la vista era stato un bel guaio. Essere separata da Persi era stato tremendo. Ma adesso che ci vedeva di nuovo, stare lì a guardarlo morire lentamente per colpa del sangue velenoso di una gorgone senza poter fare niente, era la maledizione peggiore in assoluto. Bob si caricò Persi su una spalla come se fosse un borsone da palestra, mentre Bobbino, il micio scheletro, si accoccolò sulla sua schiena e cominciò a fare le fusa. Annabeth non riusciva quasi a stare dietro a Bob, che camminava a un passo molto sostenuto, perfino per un titano. Faceva di nuovo fatica a respirare. La pelle le si stava ricoprendo di vesciche, un'altra volta. Probabilmente avrebbe dovuto bere un sorso d'acqua di fuoco. Ma ormai si erano lasciati il flegetonte alle spalle. Annabeth era talmente malconcia e indolenzita che non ricordava neanche più cosa significasse non soffrire. Quanto manca? domandò, ansimando. Quasi troppo, rispose Bob, senza rallentare. O forse no? Risposta molto utile, pensò Annabeth, ma era sfinita e non aveva voglia di ribattere. Il paesaggio cambiò di nuovo. Stavano ancora procedendo in discesa, e il percorso avrebbe dovuto essere più agevole solo che il pendio aveva un'inclinazione bizzarra. Era troppo scosceso per consentirle di correre e troppo insidioso per farle abbassare la guardia anche solo un attimo. Il terreno in parte era costituito di ciottoli, in parte di macchie di visci da fanghiglia. Annabeth camminava evitando setole così accuminate da trafiggerle i piedi. E, e mucchi di... Beh, non vere e proprie pietre, erano più bitorzoli grossi come angurie. Se Annabeth avesse dovuto tirare a indovinare e non ne aveva fatto voglia, avrebbe detto che Bob la stava conducendo lungo l'intestino crasso del Tartaro. L'aria si era fatta più densa e puzzava di acque di scolo. Forse il buio non era così fitto, ma Annabeth riusciva a vedere il Titano solo grazie al bagliore della chioma bianca e della lancia. Notò che non l'aveva ritratta nella scopa da quando avevano combattuto contro le Arai. Cosa. E non la rassicurò affatto. Persi ciondolava di qua e di là sulla spalla del titano, costringendo il gattino a cambiare continuamente posizione. Di tanto in tanto si lamentava dal dolore, e ogni volta per Annabeth era una stretta al cuore. Le tornò in mente il tè a Charleston insieme a Piper, Hazel e Afrodite? Santi numi! Sembrava passato un secolo! La dea aveva sospirato e rimpianto i bei tempi andati della guerra civile. Secondo lei, l'amore e la guerra andavano sempre a braccetto. Afrodite aveva indicato Annabeth con orgoglio, portandola a esempio per le altre ragazze. Una volta le promisi di rendere interessante la sua vita amorosa. Non l'ho fatto, forse? Annabeth avrebbe desiderato strangolarla. Aveva già avuto la sua bella dose di vita amorosa interessante. Adesso puntava con decisione al lieto fine. Doveva essere possibile, qualunque cosa dicessero le leggende sugli eroi tragici. Dovevano pur esserci delle eccezioni, no? Se la sofferenza veniva ricompensata, lei e Persi meritavano il primo premio. Le tornò in mente il sogno a occhi aperti che Persi aveva avuto su Nuova Roma, loro due che si trasferivano lì e frequentavano insieme l'università. All All'inizio, l'idea di vivere in mezzo ai Romani l'aveva atterrita. Ce l'aveva con loro perché le avevano portato via persi. Adesso avrebbe accettato volentieri la risposta. Se solo fossero sopravvissuti, se solo Reina avesse ricevuto il suo messaggio. Se solo un milione di altre cose improbabili fossero andate per il verso giusto. Smettila, si rimproverò. Doveva concentrarsi sul presente, mettere un piede davanti all'altro affrontare quel trekking intestinale un bitorzolo gigante alla volta, anche se si sentiva le ginocchia calde e molli, come grucce di metallo piegate e vicine al punto di rottura. Bob si fermò all'improvviso. Guarda. Persi si lamentò e borbottò qualcosa di incomprensibile. Poco più avanti, nell'oscurità, il terreno si spianava formando una palude nera. Una foschia color giallo-zolfo aleggiava nell'aria. Anche in assenza di luce solare c'erano piante vere, mazzi di canne, alberi scheletrici e spogli, perfino alcuni fiori emaciati che sbocciavano nel fango. Sentieri coperti di muschio serpeggiavano tra fossi gorgoglianti di catrame. Proprio di fronte ad Annabeth impresse nella palude c'erano orme grosse come il coperchio di un bidone della spazzatura, con lunghe dita appuntite. Purtroppo era sicura di sapere chi le aveva lasciate. Un drago? Sì. Bob le fece un gran sorriso. È un buon segno. Eh, perché? Perché siamo vicini. Bob si addentrò a grandi passi nella palude. Annabeth avrebbe voluto mettersi a urlare. Non sopportava l'idea di essere in balia di un titano. Soprattutto di uno che stava lentamente recuperando la memoria e li stava portando a conoscere un gigante buono. Non sopportava l'idea di infilarsi in una palude, che a quanto pareva era il territorio di un drago. Ma Bob trasportava persi. Se lei avesse esitato, li avrebbe persi nell'oscurità. Si precipitò dietro di lui, saltando da una macchia di muschio all'altra e pregando a Tena di non farla cadere in un inghiottitoio. Per fortuna il terreno costrinse Bob a rallentare. Annabeth lo raggiunse e riuscì finalmente a tallonarlo da vicino. Tenendo d'occhio Persi, che era in pieno delirio con la fronte pericolosamente calda. Diverse volte il figlio di Poseidone borbottò il nome di Annabeth, costringendola a soffocare un singhiozzo. Il gattino si raggomitolò, facendo le fuse ancora più forti. Finalmente la foschia si diradò, rivelando una radura acquitrinosa simile a un'isola all'interno della palude. La superficie era costellata di alberi e montagnole bitorzolute. Al centro si ergeva una grossa capanna a cupola fatta di ossa e di pelle verdognola. Del fumo bianco usciva da un buco sul tetto. L'ingresso era coperto con tende di pelle di rettile, e ai lati dell'entrata due torce colossali, due femori, ardevano emettendo una brillante luce gialla. Ma quello che colpì l'attenzione di Annabeth fu il teschio del drago. Avanzando di una cinquantina di metri nella radura, quasi a metà strada dalla capanna, Un'enorme quercia spuntava da terra con un angolo di 45 gradi. Le mandibole di un teschio di drago circondavano il tronco, come se la quercia fosse la lingua del mostro. Sì, bofonchiò Bob. Ottimo segno. Non c'era niente in quel posto che ad Annabeth sembrasse un buon segno. Ma prima che lei riuscisse a protestare, Bobbino inarcò la schiena e soffiò. Alle loro spalle un potente ruggito echeggiò in tutta la palude. Un suono che Annabeth aveva sentito l'ultima volta nella battaglia di Manhattan. La figlia di Atena si girò e vide il drago scagliarsi contro di loro.